Pasquale da Maria. Buonasera. Ciao, bello. Guarda che spettacolo. Buonasera. Ciao amico mio, come stai innanzitutto? È un po' che non ci vediamo, eh? Esatto, quando è che vieni da queste parti? Mannaggia Covid, chi l'ha creato? Stasera cosa hai preparato di buono? Sì. Adesso stasera abbiamo salsicce e piarielli come al solito. È uno spezzatino fatto da Maria con la mano del cuore. Grande Maria, me la devi abbracciare e salutare. Io sono stato da senza loro. Altro. Sono stato, sei da, stato loro. Da loro? Sì, sì, diverse volte. E dice la verità, carissimo Alessandro, salsicce e fioril ha un altro sapore a Londra, fatto da loro. È veramente spettacolare. Mi dici un poco come è stata vissuta questa vittoria dell'Italia? Che è successa? Come ti sei allora, organizzato? È successo che ho fatto il pienone sia all'interno che all'esterno, come tu ben sai, quando i tifosi adesso per l'Italia erano tutti misti, compresi gli scozzesi. Avevamo un gruppo di scozzesi con noi. Tutti i tifosi? Hanno Forza Italia. Bene. Ti favano per l'Italia? Ti favano per l'Italia, tutti l'Italia. Gli scozzesi bevevano e ti favano Italia. Senti, ma l'azzurro del Napoli è un azzurro particolare, allora, diciamo la verità. L'azzurro del Napoli è tutta un'altra cosa, è come umano noi. Ecco qua, Carlo. Ecco qua, salutami tuo figlio, bellissimo. Grandi. Ricorda sempre però. Sì. Che tu sei il presidente onorario del Notting Hill Club. È vero. Anche perché... è una cosa bellissima, perché quando vi ho conosciuto veramente una famiglia napoletana a Londra straordinaria, bellissima, quindi è nata quella simpatia reciproca e sono orgoglioso di essere il presidente onorario. Alessandro. No, io devo diventare il vicepresidente a questo punto. Alessandro, devo esserci assolutamente, che salsicce e friarielli è il mio piatto preferito. Sì. No, ma lo fai in una maniera divina, Maria è una cuoca straordinaria. Fantastico. L'altra volta mi hai fatto anche le penne all'arrabbiata. L'altra volta mi hai fatto penne all'arrabbiata. Facciamo un po' di tutto della nostra cucina napoletana. Capita pure pasta e patate. È vero. C'è qualche nostro connazionale napoletano che dice la provola non si mette la pasta. Come non si mette mai? Io dissenso. Bravo. Io dissenso. Si mette la provola, ma non scherziamo. Guarda, ma ti faccio parlare con un grande cuoco che abbiamo qua a Kiss Kiss Napoli, Lucio Pengue. Lucio, e allora hanno ragione gli amici di Da Maria, ci vuole la provola. Dai un suggerimento anche tu, caro Lucio. Ci vuole, ma a fuoco rigorosamente spento. Dopo metti la provola, cubetti, meglio la scamorza. Dì la verità, io metterei la provola, perché altrimenti poi fila troppo. La scamorza secondo me è ideale. Ma voglio domandare a Pasquale. Pasquale, ma mica entrano dentro e ti vengono a chiedere il fish and chips? Ma non esiste proprio. Li cacci? No, l'abbiamo proprio tolto di mezzo. L'hanno tolto dal menù. Ma non esiste. Da me sono fish and chips. Grazie. Devono abituarsi alla nostra cucina. Bravissima. La nostra cucina è una delle migliori cucine che ci sia in giro. È vero. Parliamoci chiaro. Non parliamo dei francesi, non parliamo... Noi abbiamo una cucina che è semplice, veloce e gustosa per tutti i palati. Senti, e poi non ti volevo fare un'altra domanda, visto che è stato un po', come dire, il tormentone di tutto questo europeo. Sì. E purpette, le polpette, come le fai? Al sugo? Sì. Ma le friggi prima o le metti direttamente nel sugo? Allora, io non cucino. Maria cucina. Però noi le polpette le friggiamo prima e poi le mettiamo nel sugo. Brava, classico. Vieni Maria. Fammi vedere, Maria. Ciao Maria. Mangiassimo, sai, guarda là, che spettacolo. Grandi, siete grandi. Guarda là, che mi sta dando fame. Pure a me. Sto servendo al tavolo. Ci vediamo a Londra. Ci vediamo a Londra quanto prima, veramente. Straordinaria Maria, bravissimi. Ragazzi, senti, io prima ascoltavo Insigne, non Insigne. Qual è il tuo pensiero? Insigne, il mio pensiero è che il numero 10 deve rimanere a Napoli.
Ottimo, la condimassa può dire agire, perché fa girare la capi. Grande, grande. Quando ci passa agli inglesi? Come ha fatto... C'è passata agli inglesi? Come agli inglesi? Gli inglesi passano adesso, fino a stamattina non parlavano. Adesso vengono e dicono... Congratulation! Sì. Bellissimo, bellissimo. Hanno smaltito la sbornia. Bellissimo. Esatto, hanno smaltito la sbornia, adesso incominciano a capire tanti sbagli che hanno fatto, sia come tifosi e sia come popolo. Amico mio, ti abbraccio forte, 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 un bacio a te, un bacio a Maria e un bacio. Veramente ho voglia di abbracciarvi quanto prima, Covid permettendo. Ed appena c'hai tempo chiamaci che noi siamo a disposizione tua. Lo so, vi voglio bene, un bacione forte. Un abbraccio forte, viva da tutti. Maria, viva da Maria. Notting Hill. Forza Napoli, viva da Maria. Ciao Maria. Un bacio. Radio Kiss Kiss Napoli.